Amici di Sport Italia, benvenuti a Sesto San Giovanni per il Super Bowl italiano. Di fronte ci sono Panthers Parma ed Elephants Catania, e la finalissima del campionato AFL che abbiamo seguito fin dall'inizio, e si tratta delle due squadre che hanno di fatto dominato il campionato. 7 vinte e una persa per entrambi in regular season, due grandissimi attacchi, sarà certamente una gara molto offensiva, qualcosa in meglio in difesa ha fatto Parma rispetto a Catania, staremo a vedere se sarà proprio la difesa dei Panthers a fare la differenza anche in questa finalissima. Più di 2000 tifosi presenti sugli spalti dell'impianto di Sesto San Giovanni, lo stadio Breda, casa della Pro Sesto di calcio. Andiamo a vedere allora quello che è accaduto in questo Super Bowl italiano, Panthers Parma contro Elephants Catania. Sarà una squadra nuova a iscriversi sull'albo d'oro del football italiano, perché Panthers Parma ed Elephants Catania non hanno mai vinto un titolo nella loro storia. Per Parma si tratta del terzo Super Bowl in 5 anni, i due precedenti però sono terminati entrambe con sconfitte, entrambe con i Lions Bergamo, compreso il Super Bowl del 2007 perso all'overtime 55-49, definito da alcuni la miglior partita di sempre di football giocata in Italia. Per Catania invece si tratta in assoluto del primo Super Bowl. Fra poco vedremo anche l'ingresso in campo di Catania, mentre vediamo Andrew Papoccia, il capo allenatore della formazione di Parma. Dicevamo di Catania, squadra nata nel 1984, mai arrivata in finale, e dunque si tratta davvero di una grande novità in un certo senso per il football italiano, vedere Catania a questi livelli. Qui invece ancora lo schieramento sul campo dei Panthers Parma, squadra diventata famosa anche per il celebre libro di John Grisham, in cui lo scrittore americano si era inventato questa storia del quarterback che veniva a giocare proprio nei Panthers Parma. Grisham, che ha voluto far sentire il suo apporto attraverso anche un articolo sulle colonne della Gazzetta nel giorno di questa partita, Grisham che i Panthers Parma hanno eletto come presidente onorario. Ed ecco l'ingresso in campo degli Elephants Catania, che vantano l'attacco più prolifico della stagione, ma hanno la terz'ultima difesa. Invece per Parma seconda miglior difesa e terzo miglior attacco del campionato, due squadre molto offensive, due squadre molto spettacolari che si affidano quasi del tutto ai lanci, e forse la differenza la farà proprio la difesa, che riuscirà nel modo migliore a contenere il potente attacco avversario. Iniziamo quindi a seguire le immagini dal primo quarto. Parma, squadra molto giovane con 19 esordienti, 11 titolari, sono sotto i 23 anni, squadra per cui questo doveva essere un anno di transizione, invece si è rivelata una grande cavalcata quella che ha portato i Panthers fino al Super Bowl. Catania punta su un trio di giocatori americani di primissimo livello, supportati però da un gruppo altrettanto forte di solidi giocatori italiani che da diversi anni militano nella formazione catanese, come Claudio Mangano e Gregorio Barbagallo. Qui vediamo l'addel precedente all'inizio della partita da parte dei Panthers, due squadre queste che hanno già giocato una contro l'altra un match importantissimo, il Silver Bowl del 2004, finale del campionato nazionale italiano di Serie A2. In quel caso i Panthers si imposero con il punteggio di 44-13. Il primo tacco sarà proprio quello di Parma, e del kick-off andrà a occuparsi il numero 54, il kicker classe 1985, Alessio Darpa. Tutto pronto per il via del Super Bowl di Sesto San Giovanni, con un grande afflusso di pubblico. Vengono indicati in circa 3000 gli spettatori presenti. Ecco qua il calcio mancino da parte di Darpa, il ritorno per i Panthers con Greg Hay, cerca che si sviluppino i blocchi sulla corsia centrale, viene però messo giù quando siamo sulle 27 del territorio dei Panthers Parma. Da lì partirà l'attacco dei Panthers, guidato dal quarterback, la sua seconda stagione con la maglia di Parma. Qui vediamo anche la linea offensiva con il tackle di sinistra Stefano Benassi, la guardia di sinistra Lino Maschi, il centro Matteo Ferrari, la guardia di destra Gianluca Ferrari, poi la linea che si completa con il tackle di destra Tommaso Antonetti. Mentre rivediamo il replay del ritorno di Greg Hay, comunque buona posizione di partenza per l'attacco guidato da Joe Craddock.
quarterback che ha giocato all'università Middle Tennessee State, subito dalla shotgun con un solo running back al suo fianco, qualche accenno di blitz, snap un po' alto, ricezione da parte di Credo, che il primo pallone subito preso da Gasparri, messo giù però molto bene dalla difesa di Catania. Il placcaggio effettuato con il numero 2 da Clarence Cunningham, impegnato nel doppio ruolo di ricevitore ma anche di safety. Qui vediamo il suo ottimo anticipo su questo lancio corto per il numero 88 Gasparri, ricevitore classe 1987, che ha segnato 6 touchdown in stagione. La grande lettura difensiva da parte di Cunningham, il placcaggio, guadagno limitato quindi a 4 yards, sarà secondo e 6, mentre vediamo il resto della formazione offensiva dei Panthers, sempre 4 ricevitori per Craddock con 3 piazzati a destra, 1 a sinistra, questa volta sembra più rinunciataria con solo 4 uomini sulla linea. La difesa degli Elephants, snap irregolare, avete visto come il centro ha praticamente spezzato a metà il movimento, questo dovrebbe portare a una penalità contro l'attacco, una falsa partenza che farà indietreggiare di 5 yards. Guardate lo snap, che deve essere assolutamente un movimento secco, vedete come invece il centro si blocca proprio nel momento di effettuarlo. Vediamo se l'arbitro conferma quella che dovrebbe essere la penalità. Sì, falsa partenza da parte dell'attacco, un attacco che, come abbiamo detto, mentre vediamo l'azione dalla telecamera inserita nel cappello dell'arbitro, dicevamo terzo miglior attacco del campionato, quello di Parma. Si completa l'elenco dei giocatori anche con Alessandro Malpelli e Greg Hay, che sono i due running back, secondo e 11. Ancora dalla shotgun Credo, che sempre con un running back al suo fianco e 4 ricevitori larghi, 2 a destra e 2 a sinistra. Aspetta lo snap, il quarterback americano lo riceve, ha molto tempo per lanciare, scarica verso sinistra e c'è la ricezione ancora una volta per Gasparri, anzi no, il pallone viene giudicato incompleto, è caduto a terra, quindi nulla di fatto per Gasparri, sarà terzo e 11. Andiamo a rivedere effettivamente il buon lavoro difensivo, fa sì che Gasparri perda il pallone. Finora inizio di partita molto buono e molto aggressivo da parte della difesa degli Elephants, che non hanno messo particolare pressione su Craddock, ma hanno dimostrato grande reattività nella secondaria per andare subito a colpire i ricevitori avversari. Vediamo proprio l'elenco dei giocatori che fanno parte della difesa degli Elephants. Terzo e 11, subito una situazione non facile per l'attacco di Joe Craddock, ancora dalla shotgun con la solita formazione con 4 ricevitori e un running back, compreso il movimento del ricevitore con il numero 2 McIntyre. Questa volta va sul profondo Craddock, ce l'ha presa, primo down e molto di più. Ecco qua la prima grande giocata della partita per i Panthers Parma. La ricezione è di Emanuele Polenghi, quindi subito punta forte anche sui giocatori italiani la squadra di Parma. Emanuele Polenghi con questa presa da 27 yards che toglie Parma da questa situazione di terzo e 11. Polenghi lasciato molto libero questa volta dalla secondaria catanese, può ricevere comodamente sulla corsia centrale. Primo down e molto molto di più per Parma, una traiettoria fly dritta da parte di Polenghi, che si è involato verso la goal line avversaria, e adesso Parma vola direttamente sulle nel territorio di Catania. Primo down sulle 31 degli Elephants, solita formazione sempre con un solo running back al fianco di Credo, che finora ha avuto molto tempo per lanciare, difesa un po' rinunciataria sotto questo punto di vista quella di Catania. Arriva questa volta la pressione su Credo, lo step up, il lancio in profondità dello stesso Credo, va in zone Credo, il pallone incompleto, ma c'è una flag in campo, dovrebbe trattarsi di interferenza difensiva, e se sarà così potrebbe esserci quindi un ulteriore guadagno di 15 yards per l'attacco dei Panthers. Andiamo a rivedere David Morgan, altro giocatore impegnato sia in attacco che in difesa, effettivamente va a commettere questa interferenza su Craig McIntyre, e dunque secondo le regole italiane, che sono quelle anche della NCAA, il guadagno è di 15 yards per questa penalità. Rivediamo come effettivamente Morgan in questo caso non guarda neanche il pallone, va soltanto a spingere il ricevitore, e quindi viene giustamente chiamata pass interference. In questo caso la differenza la fa se il difensore guarda anche la palla, cerca di andare a prendere la palla, o va soltanto a colpire il ricevitore come ha fatto Morgan. Direi eccellente in questo caso la chiamata arbitrale, e dunque altre 15 yards di guadagno per i Panthers, diventerà primo e 10 dalle 16 yards del territorio degli Elephants. Drive che si è sviluppato molto bene dopo quel terzo e 11 convertito alla grande da Scando Polenghi in mezzo. Primo e 10 dalle 16 yards, solita formazione, arriva qualche blitz questa volta per Catania, lancia verso sinistra in zona fretta, ancora McIntyre il suo bersaglio, McIntyre rompe un placcaggio, McIntyre in endzone, touchdown Panthers Parma, 6-0, arrivano i primi 6 punti della partita, e per buona parte è farina del sacco di Craig McIntyre. Avete visto
le sue movenze ubriacanti per superare il tentativo difensivo da parte del cornerback. Questa volta credo che sia affidato puramente alle capacità offensive di McIntyre. Guardate come riesce a evitare il placcaggio e poi lo sprint fino alla goal line anticipando il lavoro del difensore. Arrivano i primi 6 punti della partita, rivediamo anche da questa angolazione, lancio in zona flat sinistra, nulla da fare per il cornerback, 1 contro 1, le movenze di McIntyre superano Fabio Pileri, vediamo se va a segno anche il punto addizionale con il kicker della nazionale Vergazzoli, kicker che è fra i migliori se non il migliore in Italia, a segno con il punto addizionale Vergazzoli, 7-0 per i Panthers Parma che dopo quella difficoltà iniziale convertono quel 3° e 11 e vanno a trasformare in 7 punti il primo drive offensivo con... In questo caso c'è anche una penalità contro lo special team degli Elephants, un offside difensivo che verrà ovviamente declinato perché la trasformazione è andata a segno grazie alla potente gamba di Vergazzoli, 7-0 quindi per i Panthers. Ecco qui proprio anche il numero e il volto del kicker titolare nella nazionale senior che quest'anno ha messo a segno 41 calci su 43 e si è aggiudicato il premio di miglior kicker del 2010. Adesso vediamo invece come l'attacco degli Elephants risponde a questo ottimo primo drive dei Panthers. Il kickoff da parte dello stesso Vergazzoli è molto profondo, raccolto sulle 2 yards dal ritornatore che è Clarence Cunningham, infila un gran corridoio Cunningham, Cunningham ancora in piedi, gran blocco di Morgan, Cunningham è ancora in piedi, Cunningham sulle 20, sulle 15, sulle 10, touchdown Elephants Catania. La risposta non è dell'attacco ma è dello special team, in particolare di Clarence Cunningham che riceve il kickoff, si invola e percorre tutto il campo per segnare il touchdown, ma attenzione perché c'è una flag, una penalità che potrebbe vanificare questo spettacolare ritorno da parte del numero 2 degli Elephants. Vediamo se si tratta di una penalità contro la squadra che ritornava il calcio, eccolo lì, l'holding, ovvero la trattenuta, il blocco irregolare che ricaccerà molto indietro l'attacco degli Elephants e renderà vana questa straordinaria galoppata di Clarence Cunningham sulla corsia laterale destra. Rivediamo ancora una volta, qui non si vede il fallo, si vede invece come completa l'azione Clarence Cunningham, nulla di fatto, non si può ovviamente trattenere neanche durante le azioni di special team come durante le azioni offensive e quindi il punto di partenza dell'attacco degli Elephants saranno le 15 yards del territorio di Catania perché è una penalità che vale 10 yards e viene assestata dal punto del fallo. Nulla di fatto quindi per questo straordinario ritorno da parte di Clarence Cunningham, questo giocatore nativo della Florida di Erem Lake che ha giocato al college a San Jose State che fa un po' tutto per i Panthers. Qui vediamo anche il suo compagno David Morgan, due giocatori di grandissime qualità atletiche. Primo e 10 con il quarterback Richard Kovalchek che ha giocato tanto e bene prima ad Arizona e poi a Vanderbilt. Subito finta l'end-off e poi consegna il pallone David Morgan a sorpresa, sceglie una corsa all'attacco degli Elephants che come quello dei Panthers si basa quasi esclusivamente sui lanci, tentativo di ingannare la difesa dei Panthers che però va a vuoto perché è molto reattiva la linea della squadra di Parma, anche se il guadagno di Morgan è comunque buono, sono 7 yards, sarà secondo e 3 dalle 22 yards degli Elephants. Vediamo, è inquadrato Michele Canali fra i migliori uomini di linea difensiva del campionato, fa parte di una difesa che comunque ha fatto molto bene in regular season al di là delle ottime prestazioni dell'attacco parmense. Kovalchek sempre dalla shotgun e sempre con David Morgan al suo fianco, giocatore che ha fatto davvero molto bene al college, classe 1984, il quarterback americano. Ancora un end-off dalla shotgun, ancora per Morgan che cerca un buco centrale, anche in questo caso la difesa è piuttosto pronta. Vediamo se c'è uno al primo down, non credo che abbia conquistato le 3 yards necessarie David Morgan per 2 volte consecutive dalla formazione spread, ovvero larga, quindi con 4 ricevitori larghi e con la difesa che obbligatoriamente si deve allargare. L'attacco dei Panthers prova a sorprendere i Panthers correndo in mezzo, ma in questo caso la linea e i linebacker bastano a evitare la conquista del primo down. Sarà 3° e 1 per gli Elephants, scelta abbastanza particolare, interessante quella del coaching staff catanese riguardo come iniziare questa partita. Adesso empty backfield, ovvero backfield vuoto, sarà sicuramente un lancio perché anche Morgan va a piazzarsi sulla linea dei ricevitori, sono 5 i ricevitori a disposizione di Kovalchek, la quarterback sneak per Kovalchek, attenzione perché
Gard sia stata guadagnata la palla persa, ma soltanto dopo il fischio. La palla resterà degli Elephants, attenzione perché c'è anche qualche spinta dopo il fischio, si accende una piccola scaramuccia sul terreno di gioco. Ha un po' suggerito la difesa avversaria Kovalchuk, che avrebbe fatto la cosiddetta quarterback sneak avvicinandosi al centro invece della solita shotgun. Ciò ha fatto capire davvero tutto alla difesa dei Panthers. Quarto e due, perde una yards l'attacco degli Elephants e quindi non c'è la conversione. Vediamo se vanno a giocarselo alla mano, probabilmente sì, perché in campo rimane l'attacco e quindi solo i 23 yards. Subito Catania rischia, scommette, si gioca alla mano questo quarto e due, che potrebbe già essere un primo punto di svolta della partita dopo aver fallito questa quarterback sneak, per la verità un po' telefonata, sul terzo e uno. Vediamo che cosa si inventa adesso l'attacco guidato dal quarterback Richard Kovalchuk, che in stagione ha lanciato per 2651 yards, 39 TD dalla shotgun. Il pitch per David Morgan, fermato David Morgan, vince la difesa dei Panthers, recupera la palla Parma, non funziona la scommessa degli Elephants. Rivediamo un piccolo pitch laterale per David Morgan dalla shotgun formation, ancora una volta un tentativo di corsa centrale. Molto curioso, molto particolare il fatto che Catania non abbia mai scelto di affidarsi ai lanci, e in questo primo drive tutte corse di Morgan, in più con la quarterback sneak fallita. E questo primo down non conquistato significa che i Panthers avranno una grandissima posizione di partenza su questo loro secondo drive. Si parte sulle 39 del territorio di Catania con Craddock sempre dalla shotgun con Hay al suo fianco. Ci sono quattro ricevitori larghi per i Panthers, snap un po' alto, comunque preso bene dal quarterback, che ha tempo per lanciare, corsia centrale, touchdown ancora una volta, Panthers Parma, ed Emanuele Polenghi a realizzare questa volta il touchdown, lui che aveva in precedenza convertito quel terzo down con quella profonda ricezione che aveva salvato il primo drive dei Panthers, decisivo anche in questo caso il ricevitore che in stagione regolare aveva preso soltanto 9 palloni, sono già 2 in questa partita. Guardate il lob da parte di Craddock che atterra perfettamente fra le braccia di Polenghi, 13-0 in attesa del punto addizionale che con Vergazzoli è praticamente una sicurezza. 14-0 per i Panthers, che approfittano di questa scommessa non vinta dagli Elephants di tentare alla mano il quarto down. Rivediamo come la difesa di Catania concede questa ricezione a Polenghi, peraltro lasciando due ricevitori avversari nella stessa zona di campo. Vicino a Polenghi c'era anche un compagno, Diaferia, con il numero 6. 13-0 in attesa di Vergazzoli, ecco qui il tentativo di trasformazione del kicker con il numero 3, perfetto come al solito, Vergazzoli non tradisce, 14-0 Panthers, e gara che si fa tutta in salita per gli Elephants, che hanno sicuramente le potenzialità offensive per recuperare in poco tempo questo deficit, ma che devono fare qualcosa in più e soprattutto utilizzare meglio le numerose armi a loro disposizione rispetto a quanto fatto vedere in un primo drive disastroso che ha anche regalato ai Panthers una grandissima posizione di partenza. Del resto Catania ha costruito questa sua grande stagione proprio sull'attacco, mentre vediamo Andrew Papoccia, che è un ex giocatore proprio dei Panthers Parma, diventato coach da qualche stagione, dal 2005 allena questa squadra, era giocatore dal 2002, Panthers Parma che sono nati nel 1981 e che hanno al loro attivo 4 titoli junior italiani. Tutto pronto per il kickoff di Vergazzoli, vediamo questa volta se riesce anche a inventarsi un ritorno migliore Catania dopo quella penalità che ha vanificato il touchdown di Cunningham su quello precedente. Ritorno buono ancora, c'è spazio sulla corsia laterale destra, viene fermato però sulle 40 yards il ritornatore, si tratta di Lombardo. Partirà l'attacco di Catania dalle 39 del territorio proprio dei siciliani, questa volta non è stato Cunningham ma Lombardo a ritornare questo ovale. Andiamo a rivedere proprio l'ultima fase del suo kickoff return con un grande blocco che gli permette di guadagnare una quindicina almeno di yards in più prima che lo special team dei Panthers si riesca a mettere le mani sul numero 37 di Catania. Torna in campo quindi l'attacco per gli Elephants, rivediamo anche dalla telecamera piazzata sul cappellino dell'arbitro qualche immagine di questo kickoff return, sempre dalla shotgun Kovalchuk, manda via Morgan, empty backfield per l'attacco catanese, ha molto tempo per lanciare Kovalchuk, questa volta trova con grande precisione un ricevitore, il primo completo della sua partita è per Claudio Mangano, lo sceriffo. C'è anche una flag in campo, potrebbe essere un fallo personale perché la flag è arrivata quando l'azione sembrava già finita, vediamo se si tratta effettivamente di un colpo in ritardo ai danni di Claudio Mangano, un face mask, fallo personale trattenuto irregolare per la griglia del campo.
ricevitore con il numero 28. Eh sì, ovviamente anche soltanto appoggiare le mani è giudicato una penalità. Fallo commesso dal numero 5 Alberto Lanzoni. Primo down con un guadagno extra di 15 yards, quindi per l'attacco degli Elephants. Ancora empty backfield, gioca con la squadra larga, spread formation senza aiuto neanche a bloccare di running back nel backfield. Kovalcek, che però ha molto tempo, scarica verso destra, questa volta il pallone è incompleto, chiede una penalità che però non sarà lanciata. Clarence Cunningham, giudicato regolare l'intervento difensivo ai danni del ricevitore con il numero 2 che ha giocato all'high school a Scripp Ranch prima di trasferirsi a San Jose State per il college. Ricevitore classe 1983, secondo down e 10 quindi per Catania, che adesso sembra decisa ad affidarsi come nelle sue abitudini molto più al gioco sui lanci rispetto a quel disastroso primo drive. Anche in questo caso si affida a un backfield vuoto Kovalcek, mandando anche Morgan sulla linea dei ricevitori. Finora Parma non ne ha approfittato mandando blitz, anche in questo caso rimane con solo tre uomini a rushare la squadra di Parma. Una scramble di Kovalcek, discreto guadagno, uno scramble chiamato, una quarterback draw quella per il giocatore con il numero 16. Avete visto come appena ricevuto lo snap, dopo aver allargato la difesa mandando 5 uomini larghi, è partito in mezzo cercando di approfittare dei buchi che si sono creati nella linea difensiva dei Panthers. Guadagno di 7 yards per lui, sarà terzo e 3, siamo sulle 24 del territorio di Parma. Adesso probabilmente sarà necessario di nuovo mettere palla in aria, mentre rivediamo comunque la buona reazione della difesa parmense a questo gioco, se vogliamo, un po' trucco da parte degli Elephants. Ancora una volta empty backfield per Kovalcek, vediamo se questa volta Parma manda qualcuno a pressare, a blitzare sul quarterback. Invece ancora molto tempo, Kovalcek lancia verso destra, pallone incompleto diretto per Cunningham. Nulla da fare per gli Elephants, sarà un altro quarto down e a questo punto probabile che da questa posizione si vada ancora a giocare alla mano. Vediamo il lancio di Kovalcek, il suo bersaglio è il numero 43, strano, ma la ricezione non arriva, il lancio è incompleto. Quarto e 3, stessa formazione, shotgun con 5 ricevitori larghi per Kovalcek, che tenta quindi di convertire questo quarto down, posizione di partenza più tranquilla rispetto a prima, ma ancora una volta una giocata a chiave, ancora una quarterback draw per Kovalcek, fermato prima del marker. Non c'è il primo down per gli Elephants, ancora una volta tiene la difesa di Parma. Due drive per Catania, due quarti down non convertiti e l'ovale torna in possesso dei Panthers. Rivediamo come anche in questo caso la difesa dei Panthers reagisce, legge l'idea di Kovalcek di tentare questa quarterback draw, questo scramble centrale che però non fa segno, e quindi i primi drive di questa partita sono chiaramente favorevoli ai Panthers. L'attacco segna due volte, la difesa per due volte ferma l'attacco degli Elephants, fermato poco e raramente dalla difesa avversaria durante la regular season. Riparte Parma con il suo terzo drive dalle 22 del suo territorio e sempre con He al fianco di Credoc. Ancora snap alto, lo raccoglie molto bene però Credoc, lancia verso destra, ricezione per Diaferia, fermato dopo un guadagno di 8 yards quando siamo sulle 30. Va a cercare questa volta la zona flat il quarterback americano dei Panthers. Diaferia con la prima presa della sua partita, ricevitore classe 1989 che ha segnato 7 touchdown in stagione. Andiamo a rivedere, ha molto tempo per lanciare e c'è anche tanto spazio per ricevere e per girarsi per Diaferia, spinto a terra da Conticello degli Elephants. Secondo e 2, sempre un running back, si tratta di Alessandro Malpeli al fianco di Credoc con 4 ricevitori larghi, sempre dalla shotgun il quarterback dei Panthers. Questa volta arriva un po' di pressione, qualche blitz, coperto molto bene però dalla linea offensiva dei Panthers. Ancora una volta la presa, ancora una volta Diaferia, supera la metà campo, grande timing fra il quarterback e i suoi ricevitori. L'attacco di Parma sembra davvero una macchina perfetta in questo primo quarto. Arriva il primo down e molto di più per Parma con questa presa di 18 yards per Diaferia. Rivediamo come questa traiettoria ad attraversare il campo, una crossing pattern per Diaferia, produce un notevole guadagno e Parma si ripresenta nella metà campo degli Elephants. Siamo adesso sulle 46 yards della squadra catanese, primo e 10 per Credoc, solita formazione con un running back al suo fianco, accenna la presenza di qualche possibile blitz, Catania con due uomini in più in linea, la pressione però non arriva, Credoc lancia ancora, pesca ancora un ricevitore, questa volta si tratta di Polenghi. Avete visto come ha scelto una traccia più corta Credoc perché la pressione stava per arrivare, mostrata e poi effettivamente effettuata da Catania. Polenghi però riceve un pallone tranquillo da 7 yards che regala l'attacco dei Panthers un secondo e 3, attacco che sta dimostrando anche di sapersi accontentare di guadagni più piccoli.
riuscite a cercare qualcosa sul profondo. E qui vediamo il placcaggio da parte di Di Mauro, che spinge fuori dal campo il ricevitore con il numero 16, finora grande protagonista, uno dei bersagli preferiti per Craddock in questo avvio di partita. Secondo e tre dalle 39 yards dei Panthers per il quarterback americano, sempre con Malpeglia al suo fianco. Fa cambiare posizione al running back, che sarà probabilmente chiamato a proteggerlo con un blocco. Riceve lo snap, arriva la pressione questa volta su Credo, che evita molto bene il primo placcatore, deve andare irrolato verso sinistra, poi lancia in profondità, ce l'ha presa, c'è il primo down per i Panthers Parma, miracolo di Joe Credo, che splendido il suo lavoro per evitare i blitz avversari. E poi ancora una volta è Polenghi il suo bersaglio preferito, 23 yards per la ricezione da parte di Emanuele Polenghi, primo down per i Panthers. Siamo sulle 16 yards del territorio degli Elephants. Guardate come Credo evita un potenziale placcatore, davvero un ballerino al cuore quarterback dei Panthers, che poi va a spostarsi fuori dalla tasca verso sinistra e trova con grande tempismo e grande precisione sulla sideline il ricevitore con il numero 16. Primo down, avanza davvero senza alcuna spavatura l'attacco di Parma, sempre in Malpeli, running back al fianco di Credo, che sceglie ancora una volta di partire dalla shotgun e ancora una volta cambia la posizione del suo running back, va indietro per lanciare Credo il pallone verso il centro. Questo era un touchdown scritto, ma la palla non è stata trattenuta dal ricevitore con il numero 6, ovvero Francesco Diaferia. Primo errore, se vogliamo, di un attacco fin qui perfetto, quello dei Panthers, con Diaferia che si lascia sfuggire dalle mani il pallone. Rivediamo anche in questo caso il timing era perfetto, traiettoria a posto, ovvero a portare il ricevitore verso i pali, ma pallone non trattenuto questa volta da Diaferia. Secondo e 10, vediamo se va anche in questo caso a cercare l'end zone. Credo che, approfittando finora di un grande lavoro da parte della linea offensiva che gli sta concedendo tanto spazio, tanto tempo per lanciare, sempre Malpeli al suo fianco come protettore di Credo, a meno che non sia chiamato a correre per una volta con il pallone. Invece Malpeli rimane a bloccare, Credo lancia corsia centrale, touchdown Panthers Parma, un'altra segnatura, Nicola Gasparri, questa volta il ricevitore per Joe Credo, 20-0 per i Panthers, aspettando il punto addizionale di Vergazzoli. Traiettoria praticamente identica a quella precedente, questa volta però non è stato Diaferia, bensì con il numero 88 Nicola Gasparri a correre questa post pattern, ovvero traiettoria verso i pali. Guardate il timing perfetto, questo è un pallone che viene lanciato non tanto sul giocatore ma su uno spot, ovvero su un punto del campo dove deve trovarsi Gasparri secondo lo schema. Gasparri ci arriva con grandissima puntualità, come anche il pallone lanciato da Craddock. 20-0 Panthers, vanno per la... anzi, questo è un replay, scusate, del lancio precedente, sempre dalla referee cam, ovvero dalla camera sul cappello dell'arbitro. Vergazzoli non sbaglia neanche in questo caso. 3 drive, 3 touchdown, 3 trasformazioni per i Panthers Parma, 21-0. Finora davvero non c'è partita, perché l'attacco dei Panthers è una macchina perfetta, mentre quello degli Elephants si è fatto fermare per 3 volte dalla difesa avversaria e si ritrova con un handicap pesante di 3 touchdown da recuperare. Panthers Parma 21, Elephants Catania 0, finora dominio totale della squadra parmense in questo Super Bowl italiano di Sesto San Giovanni, parte conclusiva del primo quarto. Ci sarà ancora la possibilità per l'attacco degli Elephants di provare a reagire, dopo che finora per 2 volte l'attacco è stato fermato dalla difesa avversaria, 2 quarti down non convertiti. Si riparte con il kickoff di Andrea Vergazzoli, kicker anche della nazionale azzurra, pallone molto lungo come al solito che rimbalza sulle 20 yards, viene raccolto da Lombardo, cerca di allargarsi verso destra, cambia la direzione del campo, Lombardo prova ad accelerare, viene messo giù quando siamo intorno alle 34 yards del territorio degli Elephants. Andiamo a rivedere l'ottimo placcaggio ai danni del ritornatore con il numero 37, sarà quindi primo e 10 per gli Elephants. Ancora una volta Kovalchuk dalla shotgun con al suo fianco un running back, notevole il blocco, ma Kovalchuk sbaglia completamente. Sembra che non ci sia stata alcuna intesa in questo caso con i suoi ricevitori, un po' di confusione forse nell'attacco catanese che non si aspettava
di essere fermato in questo modo sui primi drive. David Morgan non arriva all'appuntamento con il pallone su questa traiettoria out, ovvero verso l'esterno, e quindi il pallone è incompleto, sarà secondo e 10. Deve assolutamente rimettersi al più presto in carreggiata Catania, perché Parma è una squadra capace di segnare a ripetizione e questo vantaggio di 3 segnature potrebbe davvero fare la differenza. Dalla shotgun Kovalcek, la finta su Morgan, poi la corsa del quarterback, ancora uno scramble, questa volta la difesa reagisce un po' in ritardo, a bocca la finta con Morgan che veniva seguito da diversi uomini con la maglia grigia. Discreto il guadagno per Kovalcek, anzi un buon guadagno, perché queste 11 yards gli permettono anche di conquistare il primo down. Rivediamo come effettivamente tutta la difesa, il flusso difensivo va a seguire Morgan sulla play action, sulla finta di corsa, e poi invece in pochi vanno dalla parte di Kovalcek, che questa volta funziona il trucco, la finta dell'attacco di Catania. Dalla shotgun sempre Kovalcek con al suo fianco un running back, ancora una play action, questa volta il lancio in zona flat per David Morgan. Reagisce molto meglio in questo caso la difesa di Parma. Morgan, dopo aver ricevuto palla, può soltanto conquistare 3 yards prima di finire a terra. In questo caso si è affidato alle abilità tecniche di David Morgan Kovalcek, ma non c'è stato praticamente nulla da fare. 3 yards di guadagno e secondo e 7 per l'attacco degli Elephants. Sembra comunque molto molto impartita la difesa di Parma, che al di là di quelle 11 yards concesse sullo scramble di Kovalcek è molto reattiva e molto pronta a leggere quello che accade nell'attacco avversario. Solita formazione con il quarterback di Catania, dalla shotgun 4 ricevitori e un running back, ancora una finta, ha molto tempo per lanciare Kovalcek, arriva la pressione, deve scaricare questo pallone verso destra Kovalcek, la presa da parte con il numero 2 di Clarence Cunningham è in campo, è buona secondo gli arbitri, c'è quindi il primo down, 8 yards per Clarence Cunningham. Finalmente una buona giocata di lancio per l'attacco di Catania, anche se vediamo che purtroppo rimane a terra il ricevitore con il numero 2. Speriamo che non sia nulla di grave, che possa proseguire la partita, anche perché è uno dei giocatori più spettacolari e in campo quest'oggi. Siamo già nella metà campo dei Panthers. Buon drive questa volta, almeno fino a questo punto, per Catania. Sempre 4 ricevitori, 3 sulla sinistra questa volta per Kovalcek, che va indietro per lanciare, arriva la pressione, c'è il sack della difesa dei Panthers, c'è anche una flag in campo, è finito a terra Richard Kovalcek, che questa volta ha mandato qualche blitz per cercare di mettere il più possibile sotto pressione il quarterback, ed è Musi con il numero 72 che riesce a mandare a terra il quarterback nativo di San Diego. Vediamo di che cosa si tratta per quanto riguarda la flag, mentre rivediamo il placcaggio da parte di Musi. Vediamo anche da questa angolazione con la solita telecamera sul cappello dell'arbitro. È proprio il referee che lancia la bandierina. Fallo personale a palla morta, quindi dopo la conclusione della giocata, significa 15 yards in più che vanno contro l'attacco degli Elephants, che oltre alla perdita di terreno per il sec deve quindi ulteriormente indietreggiare. Secondo i 29, potrebbe essere questo un duro colpo per un drive che sembrava finalmente promettente per gli Elephants. Shotgun Kovalcek, dice qualcosa in audible ai suoi ricevitori, a running back, attenzione perché lo snap non se l'aspettava, il quarterback deve recuperare in qualche modo il pallone, evita un placcaggio, lancia in profondità e c'è l'intercetto, intercetto per i Panthers Parma, ha rischiato Kovalcek per evitare di perdere terreno con un sec, con il secondo sec consecutivo dopo quell'errore sullo snap, ma il rischio non ha pagato perché la palla è finita nelle mani di Michele Fumarola con il numero 30. Ed è un nuovo ovale recuperato dai Panthers. Errore qui da parte di Kovalcek, che per evitare di dover ripartire dal punto in cui sarebbe stato placcato ha scaricato questo pallone. Guardate il malinteso fra Kovalcek e il suo centro. Non si aspettava in quel momento lo snap, non era pronto per riceverlo il quarterback. E poi qui non può fare altro che provare a sfuggire al sec e a lanciare il pallone per provocare un incompleto. Peccato che lo lancia dove staziona un defensive back avversario, ovvero Fumarola. Andiamo a rivedere il tentativo di Kovalcek in quella situazione, è molto meglio lanciare il più lontano possibile dai defensive back avversari, anche soltanto per recuperare le yards fino alla linea di scrimmage. E invece Kovalcek ha voluto esagerare, paga questo errore. Nuova palla persa per Catania, riparte l'attacco di Parma. Primo e 10, lancio verso sinistra, c'è la ricezione per Diaferia, punta molto sui ricevitori italiani come ha fatto un po' in tutta la stagione il quarterback Creddock. La presa da parte di Diaferia vale 5 yards e siamo sulle 41 del territorio di Parma. Diaferia spinto fuori da Pecoraro e da Conticello,
secondo i 5. Manda 3 ricevitori a destra, 1 a sinistra. Il quarterback americano, sempre con Malpeglia al suo fianco. Snap ancora una volta un po' alto, ma sicuramente ricevibile per Creddo, che va a lanciare. C'è la ricezione, c'è anche il primo down, c'è anche una flag in campo però sulla presa, che in questo caso è di Gasparri con il numero 88. Vediamo di cosa si tratta per quanto riguarda la penalità. Se sarà contro la difesa, sarà probabilmente rifiutata dai Panthers, che comunque hanno conquistato il primo down. Rivediamo ancora una volta la grande precisione, traiettoria perfetta, quella corsa out laterale dal numero 88. Finisce qui il primo quarto con il vantaggio 21-0 dei Panthers. La penalità era un offside contro la difesa degli Elephants, e quindi è stata effettivamente declinata dalla squadra parmense, che riparte dopo il cambio di campo dal 45 yards degli Elephants, sempre con Malpeglia a protezione di Creddo, che cambia ancora una volta posizione il running back di Parma. Lancio corto e c'è ancora una volta il completo, ancora una volta Diaferi a 4 yards per il ricevitore con il numero 6. Drop back in questo caso di soltanto un paio di passi per Creddo, che traiettoria a tempo, che chiede a Diaferi di allargarsi e di arrivare con puntualità su questo pallone. Sarà secondo e 6. Molto metodico l'attacco dei Panthers, pur affidandosi esclusivamente in questa partita finora ai lanci. Molto spesso sceglie traiettorie a tempo, anche piuttosto sicure, senza rischi di intercetto come in questo caso. Placcaggio effettuato con il numero 12 da Riccardo Conticello. Secondo e 6 per Parma, solita formazione più bilanciata questa volta, con 2 ricevitori a destra e 2 a sinistra, mentre si piazza Malpeli alla sinistra del quarterback. Creddo che accenna un blitz, che però non viene effettuato. Catania, molto tempo per lanciare Creddo qua profondo questa volta, palla che viene deviata, rischia grosso qui il quarterback di Parma, intercetto sfiorato che avrebbe potuto cambiare davvero l'inerzia di questa partita. Rivediamo il pallone toccato da Christian Di Mauro, che però poi non riesce a raccoglierlo prima che questo tocchi il terreno. Terzo e 6, sarebbe stata potenzialmente davvero una giocata molto importante per Catania, anche e soprattutto dal punto di vista psicologico. E invece ancora una possibilità di conquistare questo primo down. Parma, terzo e 6, sempre dalla shotgun Creddock, sempre con Malpeglia al suo fianco. Arriva lo snap, può lanciare in mezzo, questa volta è un completo per Parma. Primo down, non si può dare una seconda opportunità a Joe Creddock, perché la seconda non la fallisce. Polenghi con la ricezione, che vale il primo down con 15 yards di guadagno. Corsia centrale in cui c'è molto spazio per Polenghi per infilarsi nello spazio fra il linebacker e le safety. Galleggia in quella zona di campo il ricevitore italiano e va a ricevere il completo. Il pallone perfetto lanciato lì da Creddo, che continua a conquistare i yards. L'attacco dei Panthers dopo quel grosso rischio sulla giocata precedente. Primo e 10, siamo a questo punto sulle 26 yards del territorio degli Elephants. Dice qualcosa a Malpeli, credo che lo manda a coprire le eventuali blitz che arrivano. Questa volta sembra uno screen pass. McIntyre in campo aperto, rompe un placcaggio McIntyre, messo giù quando siamo sulle 17 yards del territorio degli Elephants. Una sorta di screen laterale per il ricevitore, e in questo caso ovviamente quello a cui si affida credo che sono le movenze individuali di McIntyre, che in uno contro uno diventa praticamente immarcabile. Guadagno per lui su questa giocata di 9 yards. Rivediamo come la difesa viene lasciata entrare dalla linea, in modo tale che McIntyre abbia meno avversari da affrontare. Il guadagno è di 9 yards, sarà secondo e 1 per i Panthers. Parma, quando siamo nella red zone, ovvero all'interno delle 20 yards degli Elephants, siamo sulle 17, sempre dalla shotgun formation credo che ancora il movimento da parte di Malpeli. Vediamo se arriva questa volta qualche blitz. Se ne arrivano un paio per gli Elephants, pressione su credo che deve lanciare il pallone, rischia anche in questo caso l'intercetto sparando in end zone, perché c'era anche un defensive back, ovvero Clarence Cunningham, il solito giocatore utilizzato sia in attacco che in difesa da Catania. Pallone che era diretto per McIntyre, una sorta di ciampolo, ovvero di palla due cestistica, con questo pallone molto alto per sfruttare i centimetri di McIntyre. Grande però l'elevazione da parte di Cunningham, che ha deviato l'ovale rendendolo incompleto. Terzo e 1, situazione cruciale per questo drive per Parma, che ancora non ha corso neanche una volta. In questo caso però c'è Hay, un running back utilizzato come quarterback, una sorta di wildcat questa per Parma, e la corsa di Hay vale il primo down.
e in questo caso apre la borsa dei trucchi. Coach Papoccia sposta il quarterback, manda Hay in posizione di shotgun a ricevere lo snap diretto. La prima corsa della partita per Hay, vale il primo down. Uno schema che funziona, molto particolare questo per i Panthers. Vedete come l'attacco degli Elephants non si aspetta più di tanto che a ricevere palla ci sia subito un corridore, ovvero Greg Hay. E invece il numero 32 guadagna le yards necessarie per conquistare il primo down, che sono 6 in questo caso, 6 quelle conquistate dal numero 32. Rivediamo come riesce a trovare un varco nella linea difensiva degli Elephants per far proseguire il drive dei Panthers. Primo 10, siamo sulle 11 yards di Catania. Vediamo se adesso torna a mettere palla in aria il quarterback dei Panthers. Arrivano ancora dei blitz, è uno screen pass per Hay in campo aperto. Hay, touchdown Panthers Parma, 27-0. Hanno scelto una chiamata un po' particolare, uno screen questa volta centrale i Panthers Parma, lasciando entrare la linea difensiva degli Elephants per liberare spazio davanti a Hay. Gli Elephants hanno effettivamente abboccato alla giocata chiamata da Papoccia e del suo coaching staff. Andiamo a rivedere come Hay riceve quando è già alle spalle degli uomini di linea. A quel punto restano soltanto un paio di defensive back che possono interferire con la corsa di Hay fino alla end zone. Andiamo a rivedere, vedete come vengono fatti entrare volontariamente i 4 uomini di linea. Hay riceve, supera un paio di potenziali placcatori e segna il touchdown del 27-0, che diventa 28-0, perché come sempre Vercazzoli è una macchina perfetta. 4 touchdown per i Panthers Parma, 0 per gli Elephants Catania. Ed è un primo tempo totalmente dominato dalla squadra in maglia grigia, quello del Super Bowl di Sesto San Giovanni. Andiamo a rivedere ancora una volta il grande lavoro di Hay, che comunque al di là dell'ottima chiamata del coaching staff ci mette anche molta farina del suo sacco per conquistare le yards che lo separavano dalla end zone. E qui ripartiamo con l'ovale ancora in possesso dei Panthers dopo un drive che per gli Elephants si era concluso con un nulla di fatto, drive che in questo caso parte dalle 39 del territorio degli Elephants, quindi possibilità ancora una volta di incrementare un vantaggio che è già molto molto ampio per la formazione di Parma. Sempre dalla shotgun Craddock, la protezione di Malpeglia, arriva la pressione di Morgan. Craddock lancia proprio mentre sta per essere colpito. Forse una delle chiavi per provare a fermare Craddock e l'attacco di Parma è mandare più uomini a pressare sul quarterback, che finora, al di là di un paio di occasioni, ha avuto tanto tempo per scannare il campo e trovare i suoi ricevitori preferiti. In questo caso il lancio è incompleto. Secondo e 10 per Parma. Adesso rimane Hay al fianco di Craddock a bloccare. Un po' più massiccio il running back americano. Infatti il blocco arriva, arriva anche il completo. Diaferi in campo aperto, da un po' placcaggio sulle 20, sulle 15, sulle 10. Spinto fuori dal campo Diaferi dopo un guadagno di 27 yards. Ha trovato largo il suo ricevitore con il numero 6, Craddock. Diaferi ha accelerato sulla sideline destra e a quel punto fermarlo diventa davvero molto difficile. Lo hanno capito i defensive fans. Palla che viene portata sulle 12 yards di Catania. Ancora una volta bussa alla goal line degli Elephants l'attacco dei Panthers Parma, sempre con Hay adesso al fianco di Craddock, anche se la formazione è la stessa. Vediamo se Catania manda ancora in questo caso qualche blitz su Craddock, che invece ha tempo per pescare sulla corsia centrale un ricevitore. Si tratta di Gasparri, 9 yards. Il placcaggio è di David Morgan. Si avvicina ulteriormente alla goal line l'attacco dei Panthers, anche in questo caso lancio piuttosto conservativo, timing pattern, traiettoria a tempo con il taglio verso il centro da parte del ricevitore. Non è andato subito a cercare l'end zone in questo caso Craddock. Ancora una volta snap diretto per Hay in arrivo, usa di nuovo questa wildcat che prima ha funzionato l'attacco di Parma. Hay porta lui stesso il pallone, sfonda il muro difensivo degli Elephants ed è ancora touchdown per i Panthers Parma. Prima questa giocata era stata effettuata per convertire un 3rd and 1 e questa volta invece viene utilizzata per gli ultimi yards che valgono il 5° touchdown della partita per la squadra di coach Papoccia. 34-0 in attesa del punto addizionale ed è davvero finora travolgente l'attacco parmense. Andiamo a rivedere come Hay riceve lo snap diretto su questa sorta di wildcat o di Panther Formation, come la chiamano ovviamente a Parma, utilizzando anche il nickname della squadra. Blocchi che si sviluppano in modo perfetto per Hay, che può infilare questo buco centrale e andare a segnare i punti del 34-0. Greg Hay, che
di fatto è un linebacker, viene utilizzato però anche in questo caso, come avete visto, come running back. Vercazzoli non sbaglia, 35-0 per i Panthers. Parma, Greg Gay, utilizzato soprattutto in situazioni di corto yardaggio e qualche volta come protettore aggiunto per il quarterback Red, come abbiamo visto in questo drive nella parte conclusiva. 35-0, deve assolutamente rispondere al più presto l'attacco degli Elephants, perché sennò la partita rischia di essere già finita. Ma qui Vercazzoli costringe David Morgan a inginocchiarsi all'interno dell'end zone, quindi ripartirà dalle 20 yards l'attacco di Catania. Non può riportare un pallone così profondo il ritornatore con il numero 5. Davvero, finora meglio di così non poteva iniziare questo Super Bowl per i Panthers, che non soltanto hanno espresso al meglio le potenzialità del loro attacco, ma hanno alla grande anche fermato sempre l'attacco avversario. Si riparte con Kovalchek dalle 20 yards, a tempo per lanciare il quarterback americano. Va molto profondo Kovalchek, c'è un ricevitore, il pallone viene completato, primo down e molto di più. Claudio Mangano, lo sceriffo, riceve quando siamo sulle 29 yards del territorio dei Panthers. Serviva una giocata di questo tipo agli Elephants. È andato molto molto in profondità Kovalchek, traiettoria fly per Mangano, che è partito a tutta velocità verso l'end zone avversaria, non piazzato benissimo dal punto di vista difensivo. Craig McIntyre, utilizzato come safety per Parma, si è fatto scavalcare dal pallone pur avendo anche molti più centimetri rispetto a Mangano. Primo down quando siamo già in profondità nel territorio di Parma per Catania. Empty backfield ancora una volta per Kovalchek, arriva la pressione, scarica una freccia questa volta per David Morgan, il placcaggio arriva immediatamente, c'è comunque un guadagno di 5 yards per il ricevitore con il numero 5, placcaggio di McIntyre e di Tedeschi. Secondo e 5, va sul sicuro su un lancio corto dopo aver sparato in profondità per Mangano sulla prima giocata del drive. Kovalchek, andiamo a rivedere la presa di Morgan, che da destra taglia verso il centro e va a ricevere nella zona, sistemandosi nella zona fra i linebacker e le safety. Secondo e 5, sempre il solito empty backfield, non ha bloccatori extra nel backfield. Kovalchek che pesca ancora Mangano, gran presa da parte del ricevitore con il numero 28, e adesso sembra aver trovato un gran ritmo anche il quarterback di Catania finalmente dopo qualche errore di troppo nella prima fase di gara. Altra presa per Claudio Mangano, questo giocatore classe 1979 che è stato nominato All Star agli europei disputati lo scorso anno in Austria. Andiamo a rivedere la presa di Mangano, placcato dal solito McIntyre. Primo down per gli Elephants, sarà primo e gol, primo down e possibilità di segnare quindi per la formazione in maglia rossa, con Kovalchek che anche in questo caso allontana il running back. Vediamo se Parma manda qualche blitz. Kovalchek riceve lo snap, ha molto tempo per scannare il campo, lancia verso sinistra, la palla però in questo caso sfugge dalle mani del ricevitore. Si trattava del numero 43, ovvero Strano. Nulla di fatto per Catania, sarà secondo gol. Giuseppe Strano, ricevitore classe 1979, anzi più che altro si tratta di un tight end che in questo caso non è riuscito a conquistare questo pallone. Secondo gol per Kovalchek, come sempre formazione spread con tutti i larghi, difesa di Parma. Kovalchek va indietro per lanciare, arriva la pressione, deve andare in scramble centrale. Kovalchek prova a superare anche l'ultimo difensore, si ferma quando siamo davvero vicinissimi alla goal line. In questo caso lo scramble non sembrava chiamato, ma è stato necessario una volta che Kovalchek si è visto arrivare addosso diversi uomini della linea difensiva avversaria. Rivediamo Kovalchek che si accorge che non può fare altro che correre lui con l'ovale in mano. Qui bravo nel provare a superare un paio di placcatori, in particolare il numero 5 Alberto Lanzoni, prima di essere fermato quando siamo però vicinissimi alla goal line dei Panthers. Vediamo se questa volta Catania riesce finalmente a mettere punti sul tabellone. Terzo gol per la squadra degli Elephants. Kovalchek sempre dalla shotgun, vuole lanciare, palla centrale, touchdown David Morgan. Finalmente Catania toglie quello 0 dal tabellone, segna i primi 6 punti della sua partita. Questa volta ha avuto tempo Kovalchek per pescare in end zone David Morgan, e vediamo se questo touchdown riesce un po' a rivitalizzare l'attacco catanese. Rivediamo Kovalchek che cerca un ricevitore libero. Morgan riesce a guadagnarsi un bel po' di spazio per ricevere in tranquillità all'interno della end zone. Vediamo se vanno per la conversione da 2 punti adesso gli Elephants, per cercare di conquistare un punto in più in quella che si preannuncia come una rincorsa molto difficoltosa a Parma. Sì, vanno in effetti per la conversione da 2 con la solita formazione spread e con Kovalchek in shotgun, empty backfield per
la squadra siciliana. Sarebbe molto importante anche dal punto di vista psicologico mettere 8 punti sul tabellone per Catania. Quando siamo ancora nel secondo quarto e quindi c'è il tempo per provare a recuperare. Kovacek vuole lanciare, lancio verso destra, pallone incompleto. Il destinatario con il numero 2 era Clarence Cunningham, che però è inciampato, voleva una penalità che non è stata chiamata. Lancio quindi incompleto, nulla di fatto per Catania che mette soltanto 6 punti sul tabellone. E adesso l'ovale tornerà nelle mani dei Panthers Parma, anche se con la nostra sintesi ci ritroviamo con Catania invece in attacco, dopo che il drive di Parma non ha portato punti. Siamo sul 35-6, può riprovarci Kovacek, arriva la pressione, lancio incompleto da parte di Richard Kovacek. In questo caso ha dovuto affrettare il suo lancio perché stavano arrivando addosso uomini a far sentire la pressione su Kovacek. Il destinatario era Clarence Cunningham, ma la palla troppo imprecisa per il numero 2. Nulla di fatto, quindi incompleto, secondo 10, siamo sulle 31 yards del territorio catanese. Riceve lo snap Kovacek, arriva ancora la pressione, lancia ancora verso sinistra, questa volta c'è la presa di Cunningham che riesce con una movenza straordinaria a evitare un primo placcatore. Esce dal campo quando siamo sulle 46 yards dei Panthers, time out perché sta per finire il secondo quarto. Catania vorrebbe tanto mettere punti sul tabellone prima dell'intervallo lungo, ma non sarà facile perché il tempo è poco e siamo ancora sulle 50 yards, anzi per la precisione sulle 46 del territorio di Parma. Primo 10 per gli Elephants, 3 ricevitori a destra, 2 a sinistra per Kovacek, solo 3 a lasciare per Parma. Kovacek avanza, lo step up, il lancio in profondità del quarterback americano, pallone che viene completato, c'è il touchdown, touchdown Elephants Catania, 46 yards, Gregorio Barbagallo con il numero 13, riesce a estrarre dal cilindro questo completo da 46 yards, Richard Kovacek per Gregorio Barbagallo, e qui la partita di fatto si può riaprire. Andiamo a rivedere Kovacek che esce dalla tasca evitando la pressione, va a sparare in profondità per Barbagallo, che riesce in mezzo a 2 difensori avversari ad anticipare McIntyre, che lo colpisce nel momento in cui la palla arriva fra le mani di Barbagallo. Molto bravo a rimanere concentrato e evitare di farsi sfuggire il pallone. Rivediamo, guardate Kovacek, mette molto bene i piedi a terra, spara in profondità e guardate come Barbagallo riceve il colpo di McIntyre, ma riesce comunque a trattenere fra le mani l'ovale. 35-12, giocata molto molto importante nell'economia di questa partita, con Catania che ancora una volta prova la conversione da 2 punti. Vediamo se questa volta va a segno e riesce ad arrivare fino a 14 punti in questo secondo quarto. Kovacek dalla shotgun riceve lo snap, lancia, c'è la presa di Clarence Cunningham, a segno anche la conversione da 2 punti. 35-14, il secondo quarto si chiude con Catania in grande spolvero. Ordinario touchdown di Kovacek per Barbagallo, condito anche in questo caso dalla conversione da 2 punti con la presa di Cunningham, e finisce così il secondo quarto. Si va all'intervallo lungo con i Panthers avanti 35-14 sugli Elephants Catania. 35 Panthers Parma, 14 Elephants Catania. Inizia il terzo quarto del Italian Super Bowl di Sesto San Giovanni con gli Elephants che, dopo aver subito 35 punti consecutivi, ne hanno segnate a loro volta 14 di fila nella parte conclusiva del secondo quarto, riaprendo di fatto la partita, e Catania avrà il primo possesso, potrà giocarsi il primo drive offensivo di questo terzo quarto, e sarà già un drive chiave per vedere se Catania potrà proseguire la sua rimonta. Il kickoff da parte di Vergazzoli, che finora ha sparato l'ovale sempre molto in profondità, anche in questo caso non si smentisce, la palla rimbalza sulle 15, viene raccolta da Clarence Cunningham sulle 5 yards. Vediamo dove riesce ad arrivare Cunningham, che infila un gran corridoio. Cunningham ancora in piedi, c'è un blocco, Cunningham sulle 40, Cunningham sulle 50, Cunningham ha un campo aperto sulle 30, sulle 25, attenzione perché c'è una flag in campo, segna Clarence Cunningham, ma anche questo ritorno rischia di dover essere rispedito indietro, come già accaduto nel primo quarto, perché anche qui potrebbe esserci un blocco irregolare, lo vediamo, probabilmente quello del numero 21,
Nulla di fatto anche in questo caso per gli Elephants, è la seconda volta che un ritorno di Catania fino alla zona avversaria viene nullificato da una penalità. E in questo caso vediamo proprio effettivamente il momento in cui il numero 21 degli Elephants commette l'infrazione. Si tratta di Cristian Di Mauro, classe 1980, la sua holding ricaccia molto indietro l'attacco degli Elephants, perché ricordiamo la penalità è di 10 yards, viene data sul punto del fallo e quindi il punto di partenza dell'attacco degli Elephants sono le 29 yards, peccato perché poteva essere davvero una giocata che riapriva del tutto questa partita. Kovalchuk decide di correre, lui stesso con l'ovale fra le mani, viene fermato dopo un guadagno di 3 yards, sarà seconda e 7, scatola ai canali con il placcaggio ai danni di Richard Kovalchuk. Andiamo a rivedere prima il drop back, poi si accorge che non ha ricevuto i liberi e decide di provare lui stesso a sfondare la linea difensiva dei Panthers. Secondo e 7 per gli Elephants, chiamati subito a convertire questo drive iniziale del terzo quarto per rientrare di fatto nella partita. David Morgan al fianco di Kovalchuk, questa volta tiene con sé un potenziale bloccatore, il quarterback con il numero 16, evidentemente vuole una valvola di sicurezza nel caso di vino blitz come in questo caso. Va lungo Kovalchuk, il pallone però incompleto, accenna una protesta il ricevitore con il numero 28, ovvero Claudio Mangano. Nulla di fatto però per Catania. Avete visto come Morgan ha dovuto effettivamente provare a proteggere Kovalchuk, che però non è riuscito a trovare ricevitori, mentre vediamo Andrew Papoccia, il coach dei Panthers, che dice qualcosa a uno dei suoi giocatori in panchina. Terzo e 7 per Catania, è incompleto per Kovalchuk anche in questo caso, anzi no, in questo caso torna l'empty backfield con 5 ricevitori larghi, vuole avere più armi a disposizione da pescare. Kovalchuk a tempo lancia una freccia ricevuta per un primo down, in questo caso converte Richard Kovalchuk. Claudio Mangano riceve per 12 yards, completo che porta l'ovale sulle 44 degli Elephants, primo down, il placcaggio di McIntyre. In questo caso il fatto di avere un bersaglio in più con l'empty backfield ha dato un'opzione in più a Kovalchuk, che gli ha permesso di trovare Mangano, mentre c'è molta rabbia sulla sideline dei Panthers per questo primo down concesso, che fa sì che l'attacco degli Elephants può proseguire dalle 44. Adesso una corsa per Morgan, Morgan trova un gran buco per avanzare fino alle 30 del territorio dei Panthers. David Morgan, e in questo caso l'attacco degli Elephants della prima corsa che funziona davvero, perché David Morgan infila un gran corridoio dopo aver ricevuto l'end-off da parte di Kovalchuk, scatta come un proiettile e viene messo giù soltanto dopo aver guadagnato 19 yards. Giusto alternare anche qualche corsa per l'attacco degli Elephants. Inizialmente con le corse si era scavata un po' la fossa nei primi due drive. La squadra catanese non l'ha fatto certo qui. Primo e 10 per Kovalchuk, siamo sulle 31 yards dei Panthers. Mangano riceve un altro pallone, Mangano ancora in piedi, prova ad allargarsi, Mangano sulle 10, spinto fuori dal campo. Attenzione perché McIntyre qui ha spinto giù Mangano dopo che il ricevitore aveva già superato la linea laterale e quindi c'è la flag che non poteva mancare. Kovalchuk scanna tutto il campo, vede Mangano libero a sinistra, pesca il ricevitore catanese. Poi guardate come McIntyre, quando Mangano è già fuori dal campo, lo spinge a terra, il che significa 15 yards di penalità per violenza non necessaria, anche se in questo caso verrà valutata soltanto la metà della distanza fino alla goal line, visto che siamo già oltre le 30 yards e quindi sarà un primo gol per gli Elephants. Quando siamo sulle 5 yards dei Panthers, tiene anche in questo caso Morgan dentro a bloccare Kovalchuk. Dalla shotgun va in roll out verso destra, vuole lanciare Kovalchuk, poi taglia verso il centro, decide di portare palla lui, deve provare a utilizzare il suo fisico, i suoi muscoli per guadagnare una manciata di yards in questo caso, ma viene fermato invece per quella che di fatto è una perdita di una yard e quindi questo formalmente è un sack, anche se si trattava di una corsa scelta da Kovalchuk dopo che questo roll out non gli ha permesso di trovare ricevitori liberi. Secca ai danni di Richard Kovalchuk, sarà secondo gol per gli Elephants. Andiamo a rivedere il tentativo del quarterback con il numero 16, non si sviluppano nel modo ideale i blocchi, Morgan rimane un po' troppo fermo e Kovalchuk viene spedito a terra dalla reattiva come sempre linea difensiva
dei Panthers, in questo caso il placcaggio effettuato da Colaccino, secondo gol per gli Elephants con Morgan al fianco di Kovacek, riceve l'endoff ancora una volta David Morgan, vuole affidarsi di più alla classe di David Morgan su questo drive in questo terzo quarto Catania, ma Morgan viene messo giù quando siamo sulle 4 yards, guadagno di 2 sole yards per gli Elephants, diventa terzo down, tiene bene quando siamo nei pressi della goal line, la difesa dei Panthers, fermato prima Kovacek, qui fermato anche Morgan, sarà terzo e gol, inizia a sentire forse anche un po' la pressione dell'attacco di Catania che deve assolutamente convertire questo drive se vuole rientrare in partita, in questo caso empty backfield per Kovacek, non ha running back al suo fianco. Arriva lo snap, anche in questo caso un po' alto, lo riceve Kovacek e poi va a lanciare, pallone incompleto, diretto per Clarence Cunningham, ma grande lavoro difensivo da parte di Francani, non c'è penalità, è arrivato con grande puntualità il difensore a colpire Cunningham soltanto dopo che la palla era già stata toccata dal ricevitore con il numero 2. Andiamo a rivedere Kovacek che va a lanciare. Molto teso per Cunningham, arrivano insieme pallone defensive back, quindi la giocata da parte di Francani è assolutamente corretta, quarto e gol e vanno ovviamente alla mano gli Elephants, giocata cruciale per il resto di questa partita perché servono assolutamente 7 punti su questo gioco agli Elephants per rimanere in gara. Kovacek riceve lo snap dalla shotgun, va in rollout verso destra, deve lanciare sotto pressione, arriva il lancio, arriva la ricezione, c'è il touchdown, c'è anche una flag, ma la ricezione credo sia considerata comunque valida per Clarence Cunningham. Guardate che cosa ha fatto Kovacek, davvero una prodezza anche da parte di Cunningham che perde la palla ma soltanto dopo comunque essere atterrato all'interno dell'end zone con l'ovale fra le mani. La penalità è una pass interference che però viene rifiutata, è valido il touchdown degli Elephants, 35-20 il punteggio e a questo punto la gara possiamo dire è ufficialmente riaperta perché con 3 segnature Catania si rifà sotto anche se viene fallita la conversione da 2 punti. Con la nostra sintesi torniamo quando Catania ha ancora la palla in mano sul drive successivo, primo e 10 per gli Elephants, un drive che inizia quando siamo sulle 43, anzi sulle 39 degli Elephants, primo e 10, Kovacek va subito profondo, c'è un ricevitore libero, c'è la presa, strano, primo down e molto di più per il tight end con il numero 43, Giuseppe Strano con una ricezione che regala un grande guadagno, 33 yards agli Elephants, adesso Kovacek davvero sembra aver preso un grande ritmo, rivediamo a molto tempo, corsia centrale, Strano ai difensori avversari e ha lo spazio per ricevere questo pallone che porta l'attacco degli Elephants fino alle 22 del territorio di Catania. Tiene questa volta un running back al suo fianco, Kovacek lancia per Cunningham in zona flat, Cunningham prova ad utilizzare le sue capacità atletiche per ubriacare i difensori avversari ma alla fine deve capitolare, perde 2 yards in questo caso l'attacco degli Elephants su questa giocata, troppi uomini addosso a Clarence Cunningham per permettergli di trovare spazio sulla corsia laterale destra, secondo e 12 dopo le 2 yards perse con Kovacek che in questo caso allontana con il numero 37 Enrico Lombardo, vuole l'empty backfield il quarterback con il numero 16, va indietro per lanciare ancora Kovacek, verso destra c'è la ricezione sul secondo e 12, ricezione per Succi con il numero 88, ricezione che vale 8 yards, sarà terzo e 4 per gli Elephants, prima presa almeno nella nostra sintesi per Jacopo Succi. Andiamo a rivedere il lancio di Kovacek, come sempre molto puntuale, una traiettoria out verso l'esterno per Jacopo Succi. Terzo e 4, situazione molto importante, siamo sulle 16 yards del territorio dei Panthers, sempre con il backfield vuoto, Kovacek arriva la pressione, deve lanciare in fretta, diretto ancora per Jacopo Succi, ma quest'altra non c'è il completo, c'è una flag invece, vediamo di cosa si tratta, se sarà un'interferenza difensiva ai danni di Jacopo Succi, andiamo a rivedere, eh sì, il contatto con Succi si verifica prima che arrivi il pallone, Francani spinge su, ci sentiamo il capo arbitro
E in effetti si tratta di una penalità per pass interference, interferenza difensiva, 15 yards di penalità, ma in questo caso verrà calcolata a metà distanza contro la difesa e comunque sarà un primo down per gli Elephants in ottima posizione di campo sulle 4 yards, penalità commessa da Francani che effettivamente ha spinto Succi prima della ricezione, primo down e gol per gli Elephants sulle 4 yards con Kovacek che avrà ancora 4 tentativi per avvicinare ulteriormente l'attacco catanese. Sempre dalla shotgun Kovacek riceve lo snap a tempo, lancia verso destra, ricezione, touchdown, Gregorio Barbagallo. Elephants che si rifanno ulteriormente sotto, 35-26 il punteggio, traiettoria out nell'angolo più vicino della end zone. Vedete come anche in questo caso Barbagallo dopo il primo contatto con il defensive back si gira perché si aspetta il pallone che arriva puntuale. Barbagallo si fa trovare a sua volta puntuale all'appuntamento e c'è il touchdown del 35-26. Vediamo se Catania ancora una volta tenta la conversione da due punti mentre continua ad esserci un po' di nervosismo sulla sideline dei Panthers, conversione che viene tentata ma non effettuata. C'è anche un onside kick sul kickoff successivo, onside kick che però viene recuperato dai Panthers. Parma hanno provato gli Elephants a calciare corto, ricordiamo che dopo 10 yards il pallone può essere recuperato anche dalla squadra che calcia, ma in questo caso il tentativo non va a segno per gli Elephants perché sono i Panthers a riconquistare il pallone e quindi ovviamente l'altra faccia della medaglia è che si dà una ottima posizione di partenza all'attacco dei Panthers che in questo caso può partire dalle 43 degli Elephants. Craddock dalla shotgun con Malpelli al suo fianco, riceve lo snap, va a cercare verso sinistra, una traiettoria sicura per Emanuele Polenghi, 5 yards di guadagno. Vuole ovviamente ristabilire un ritmo l'attacco dei Panthers dopo che in questi ultimi drive era stato quello degli Elephants a trovare un buon ritmo e a accorciare le distanze fino a soli 9 punti di svantaggio. Adesso vuole tornare a prendere possesso, controllo della partita. Parma lo fa con questo lancio di medio raggio andando però sul sicuro con questa traiettoria esterna, secondo e 5, siamo sulle 38 degli Elephants con Craddock sempre dalla shotgun e con al suo fianco Hay che riceve l'end off. Hay, una corsa per Parma insolita, abbastanza rara nell'attacco parmense, una corsa in questo caso dalla shotgun con l'end off consegnato da Craddock per Hay, guadagno limitato a 2 yards, il tempo intanto continua a correre. Sarà terzo e 3 per i Panthers Parma che dovranno provare a convertire questa situazione di terzo e 3 per non dover restituire poi il pallone agli Elephants, forse anche un face mask in quel caso non segnalato dagli arbitri. Avete visto il difensore con il numero 46 Salvatore Sicali forse andare a sfiorare la griglia della... ancora il running back al fianco di Craddock su questo terzo e 3, sempre dalla shotgun il quarterback americano con due ricevitori a sinistra e due a destra, va dietro per lanciare, Hay blocca, Craddock lancia, c'è la ricezione, c'è il primo down e molto di più per i Panthers Parma, c'è il touchdown, touchdown Panthers Parma, Grigolo con il numero 8 e lui questa volta il destinatario del pallone lanciato da Joe Craddock, la galoppata di 36 yards permette a Parma di rimettere fra sé e gli Elephants altri 6 punti che potranno diventare 7 con il punto addizionale di Fercazzoli. E in questo caso la difesa degli Elephants si è un po' dimenticata di Grigolo. Grande protezione per Craddock che ha tutto il tempo di controllare il campo e vedere quali sono i ricevitori più liberi. Grigolo è già al di là di tutti i difensori di Catania quando riceve questo pallone. Si gira e riesce a sprintare fino a oltre la goal line. Touchdown! Mentre avete visto Ivano Tira, il presidente dei Panthers Parma che abbraccia il suo ricevitore, 41-26. Prima del punto addizionale di Fercazzoli che va come sempre a segno, 42-26. C'è anche una flag sul terreno di gioco. Roughing the kicker, penalità per violenza contro il kicker che verrà assegnata dopo il punto addizionale sul kickoff. Infatti vedete come calcia da una posizione migliore rispetto al solito Fercazzoli che non ha difficoltà in questo caso ad andare fino alla goal line avversaria, anzi fino quasi alla backstop avversario, fino alla end zone dove c'è Cunningham costretto a inginocchiarsi e si ripartirà dalle 20 yards con l'attacco degli Elephants. A questo punto diventa pressoché decisivo anche questo drive perché Parma ha rimesso distanza fra sé
e Catania con quel touchdown precedente. Kovalcek va indietro per lanciare, scarica un pallone molto teso ma anche decisamente impreciso, incompleto. Clarence Cunningham, il bersaglio del lancio di Kovalcek, completamente fuori misura. Andiamo a rivedere, ha avuto tempo per cercare il suo ricevitore, però Cunningham non ha corso la traiettoria come nei piani del coaching staff catanese, quindi nulla di fatto. Secondo e 10, si rimane sulle 20 del territorio di Catania, che tiene sempre al suo fianco per bloccare David Morgan. Kovalcek consegna la palla sull'end-off a Morgan dalla shotgun, ma la difesa di Parma legge molto bene l'idea dell'attacco avversario, che voleva sorprendere con una rara corsa dalla shotgun. C'è anche una flag in campo, dopo che la corsa di Morgan serve a conquistare soltanto una yard. C'è però un fallo personale da parte di Musi della difesa dei Panthers, a palla morta, quindi dopo la conclusione dell'azione, che regala ulteriori 15 yards all'attacco degli Elephants. Primo down sulle 36 di Catania, con, avete visto, l'uscita dal campo proprio del uomo di linea con il numero 72, Marcello Musi, l'autore del fallo. Riparte sempre dalla shotgun Kovalcek, snap non perfetti quest'oggi per il quarterback catanese, che lancia, pesca molto bene sulla corsia destra Cunningham, ancora in piedi Cunningham, una magia, Cunningham è riuscito incredibilmente a saltare due avversari prima di finire a terra, e qui finalmente Clarence Cunningham può esibire tutte le sue enormi potenzialità atletiche, davvero un ballerino nel rompere un primo placcaggio e evitarne anche un secondo. Grande guadagno per Clarence Cunningham da 21 yards. Possiamo riammirare la sua prodezza atletica. Guardate, rimane in piedi. Servono 4 uomini per mandare a terra il ricevitore con il numero 2. Il lancio di Kovalcek, Cunningham riceve con le spalle girate verso la end zone. Poi si gira molto rapidamente. Guardate qui come riesce in uno contro uno a superare prima uno, poi un secondo defensive back avversario. 37 yards adesso del territorio dei Panthers, con 5 ricevitori per Kovalcek, compreso David Morgan in posizione di slot a sinistra. Lo snap arriva nelle mani del quarterback con il numero 16. Prima la pump, poi il lancio profondo verso destra, intercettato, intercettato dai Panthers. Francani recupera questo pallone, ferma il drive degli Elephants ed è un'altra vittoria molto importante per la difesa dei Panthers, l'intercetto di Francani. Attendiamo di rivedere quello che è stato l'errore da parte di Richard Kovalcek, che con questo intercetto fa finire questo drive per Catania. Francani intercetta il pallone e poi viene messo giù da Claudio Mangano dopo un ritorno di 8 yards. Ecco qui che si rivede il lancio di Kovalcek, un po' troppo lento più che altro. L'anticipo di Francani sul ricevitore con il numero 88, si trattava di Jacopo Succi. Rivediamo lancio corto, Succi non può fare nulla, la palla è di Francani e la palla torna in mano ai Panthers. E finisce così il terzo quarto, quindi con Parma avanti 42-26. Nella nostra sintesi riprendiamo con questo terzo e 7 per Kovalcek e gli Elephants. Kovalcek che va a lanciare, viene intercettato da Craig McIntyre. McIntyre ancora in piedi, McIntyre può portare avanti un grande ritorno. Cambia direzione del campo McIntyre, capovolge il suo campo verso sinistra. Viene spinto fuori quando siamo nei pressi delle 10 yards del territorio degli Elephants Catania. Un intercetto che vale quasi da sigillo conclusivo, anche perché qui Parma potrà probabilmente dilagare se il suo attacco non tradirà. Rivediamo Kovalcek che ha cercato, ovviamente con la squadra in netto vantaggio, di mettere a segno una grande giocata, e McIntyre che ha risposto con l'intercetto che invece permette ai Panthers di riconquistare il pallone. Andiamo a rivedere proprio il ritorno di McIntyre che ribalta il campo, va verso sinistra dalla shotgun Craddock. Siamo sulle 10 yards degli Elephants, una corsa per Hey! Hey! Touchdown! Panthers Parma, 48-26 il punteggio. E ormai la gara sembra avere il finale già scritto a favore di Parma, vicinissima a cucirsi sulle maglie il primo scudetto della sua storia. Greg Hay riceve l'end-off da parte di Craddock, questa volta una draw per i Panthers, con Craddock che dopo aver
ceduto palla running back, finta di lanciare, ma l'accelerazione di Greg Haley permette di conquistare le 10 yards che mancavano per segnare il touchdown del 48-26. Manca il punto addizionale che, come sempre, sarà affidato al piede di Vercazzoli. Rivediamo ancora una volta dalla referee cam con lo sprint di Hay che si allarga verso sinistra. Vince lo sprint fino alla end zone. Ed ecco Vercazzoli che, come sempre, non tradisce. 49-26 il punteggio. Ormai il finale di gara sarà probabilmente una formalità, perché soprattutto grazie al loro grande inizio partita i Panthers Parma sembrano davvero un passo dalla conquista di questo Super Bowl. Parma che recupera di nuovo l'ovale. Siamo sulle 33 del territorio degli Elephants sul drive successivo dei Panthers. Credo che ancora dalla shotgun pesca McIntyre. McIntyre è ancora in piedi. McIntyre sulle 20. McIntyre prova ancora una volta a ribaltare il campo sulle 15, sulle 10. McIntyre, touchdown Panthers Parma. Ormai la difesa degli Elephants si è un po' ammorbidita, si rende conto che la partita è ormai finita e concede a McIntyre il touchdown che vale come ciliegina sulla torta della partita. 55-26 il punteggio a favore dei Panthers. L'esultanza di Joe Craddock, l'esultanza di tutta la squadra dei Panthers Parma. Andiamo a rivedere lo snap dalla shotgun per Craddock, il suo lancio verso destra. McIntyre supera il primo defensive back, poi si fa aiutare con un blocco, qui ribalta completamente il campo da destra verso sinistra, prima una bella corsa in orizzontale, poi l'accelerazione, il taglio verso l'end zone che è quello che vale la segnatura. Rivediamo ancora una volta la parte finale della galoppata di McIntyre che vale il 55-26. Vercazzoli pronto a portare lo score sul 56-26. E come sempre una macchina perfetta, Vercazzoli, 56-26 per i Panthers Parma. Gara che volge verso il termine, è successo più che meritato per la squadra emiliana che quindi sta per laurearsi per la prima volta nella sua storia campione d'Italia. Qui vediamo ancora sul drive successivo la palla in mano ai Panthers, dovrebbe essere questa l'ultima giocata, sì, della partita. Finisce qui il Super Bowl di Sesto San Giovanni con la vittoria dei Panthers Parma 56-26. Parma che, ricordiamo, era al terzo Super Bowl in 5 anni dopo le sconfitte con i Lions, vince questa volta, batte gli Elephants Catania, può esplodere la gioia dei Panthers Parma, campioni d'Italia per il 2010. Un successo assolutamente meritato, una stagione che Parma sperava fosse una perfect season, macchiata soltanto dalla sconfitta con gli Elephants nel finale della regular season, ma quello che più importa è la conquista del trofeo, dello scudetto che arriva ad essere cucito sulle maglie della squadra emiliana, campione d'Italia 2010 dopo questa bella vittoria nel Super Bowl con il punteggio di 56-26 sugli Elephants Catania. E siamo con Michele Canali che ha vinto il titolo di miglior linea difensiva di questo Super Bowl. Michele, che cosa significa per voi al terzo tentativo, insomma Parma terza finale, finalmente un Super Bowl vinto? Guarda, ha un significato enorme per la squadra, soprattutto per il presidente che ha lavorato e ha speso una marea di soldi per questa squadra, e poi per fortuna si è creato un ottimo gruppo che, anche se non con delle individualità eccezionali, è riuscito comunque ad arrivare in fondo. Sapevamo che di fronte c'erano due attacchi fortissimi, però la differenza forse l'ha fatta proprio la difesa, la vostra difesa che fin dall'inizio ha fermato l'attacco catanese e ha dato un'impronta alla partita. Sì, abbiamo avuto un po' un blackout tra la fine del secondo quarto e l'inizio del terzo quarto. Per fortuna è durato solamente quei pochi minuti e siamo riusciti ad arginarli bene per il resto della partita. Beh, chiaramente arrivare in finale e non vincere è sicuramente deludente, ma io vorrei dire che nel complesso chiaramente l'esperienza di quest'anno è stata sicuramente positiva, perché siamo arrivati qui. La finale la vince, la perde chi la gioca. Per voi comunque una stagione, immagino, soddisfacente, almeno in parte, e un punto anche di partenza per ripartire per il futuro? Certo, sicuramente la stagione è stata decisamente positiva, anche se chiedermelo in questo momento, ovviamente dire queste cose in questo momento è un po', forse un po' strano, ma io dico che è stata una stagione molto positiva. E la stagione AFL si chiude quindi con la festa dei Panthers Parma, campione d'Italia per la prima volta, con l'MVP del match consegnato a Greg Haley, mentre il miglior giocatore italiano è Gregorio Barbagallo degli Elephants Catania, miglior giocatore della linea di difesa invece Canali dei Panthers. È tutto
Ancora una volta il punteggio finale. Panthers Parma vincono il Super Bowl 56-26 sugli Elephants Catania. Grazie per averci seguito durante tutta questa stagione IFL. Un saluto da parte di Matteo Gandini.